La domanda che io mi pongo è: davvero riusciamo a sopportare tutto quello che le nostre idee predicano? Ecco, io qui qualche problema ce l'ho, nel senso che le nostre forze di sopportazione sono all'altezza delle nostre idee o abbiamo posto l'asticella delle nostre idee troppo in alto per sentirci nobili ed elevati e soprattutto giusti, ma assolutamente inadeguati per quanto riguarda l'immagine di tolleranza che la nostra vita quando è vissuta ci concede. Non so, è bello sentir parlare per strada l'arabo, il cinese, il bengali, mescolati al milanese, al bolognese, così come si mescolano i colori differenti della pelle, degli occhi che si incrociano. Si può avere anche la sensazione tangibile di essere entrati nella modernità, nella società complessa, nella globalizzazione, che non è solo internet o movimenti di capitali, ma incrocio di lingue, mescolanze di odori, facce diverse da quelle patinate dalla pubblicità. Ma poi quando ci capita di storcere il naso perché siamo nauseati dalla Roma che proviene dal ristorante cinese sotto casa, o quando esitiamo a salire in ascensore con due nigeriani, peraltro ossequiosi, quando imprecchiamo per la scarsa igiene il degrado delle nostre vie, lastricate di lattine di birra e mozzicone di sigarette, con espressioni che sono più vicine al razzismo che al semplice disagio, a me viene sospetto che le nostre idee sono troppo accoglienti e filantropiche rispetto alla nostra reale capacità di sopportazione, quasi che il nostro corpo si rifiutasse alla generosità delle nostre idee. Abbiamo concepito idee troppo grandi rispetto alle nostre capacità e queste idee ci piombano addosso per sconfiggerci intimamente. E allora di nuovo, non è meglio un po' di legalità che abbassi l'asticella dove abbiamo collocato le nostre idee filantropiche?